Salve a tutti, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Oggi intervisteremo, con noi faremo una chiacchierata con un nostro amico Sergio Ragone, un blogger, uno scrittore lucano. Quindi ci racconterà un po' la sua storia, il suo modo di lavorare. Poi vedremo alcuni video interessanti che ha fatto delle interviste molto belle con le connessioni che vedete già nell'immagine, poi anche con la potenza che verrà nel Capodanno Rai dello scorso anno. Allora iniziamo e partiamo e faccio entrare il mio ospite. Benvenuto Sergio. Ciao Stefano, benvenuto a te, diciamo, qui a casa mia, perché con questa possibilità che abbiamo di connetterci ci ospitiamo a vicenda. Io ti ospito a casa mia, grazie per avermi contattato, per questa opportunità che mi dai di poter dialogare con te. Grazie anche a te che ci siamo sentiti l'altro giorno e ho questo rapporto, questo dialogo. Peccato che non ci possiamo prendere un caffè e non ci possiamo abbracciare, ma ci abbracciamo virtualmente, come Ma lo faremo poi, e lo faremo poi, e lo faremo poi. questo è importante. Allora, prima di iniziare a parlarti, voglio proprio chiedere chi è Sergio Ragone? Io qualche tempo fa ho compiuto 40 anni. Negli ultimi 20 anni, 15 anni se vogliamo, ho lavorato nel settore della comunicazione, delle pubbliche relazioni. Sono un giornalista, sono un digital strategist, lavoro come consulente di comunicazione per aziende e anche per la pubblica amministrazione. Ho lavorato in più settori, settore appunto delle aziende, ma anche nel settore cinematografico, e poi negli anni ho sviluppato anche questa passione della scrittura, e per la buona volontà di qualche editore ho pubblicato pure qualche libro. Libri che appunto parlano della Basilicata, ma anche libri di poesia, un romanzo che è una storia d'amore, se vogliamo, ma è lo sfondo perché racconta un po' la generazione, la nostra generazione, Stefano, così precaria, così diciamo anche disabituata ai sentimenti durevoli, e quindi, come dire, ho sperimentato diversi linguaggi. Devo ringraziare ovviamente il web e i social network, che grazie appunto al web e ai social network posso esercitare il mio lavoro, e lo posso esercitare anche in questo momento a distanza, viste le condizioni che purtroppo non anno stiamo vivendo. Sì, grazie Sergio, questa tua bellissima presentazione. Quello che ti voglio dire, quanti libri hai scritto? Qual è il libro che sei più affezionato? E poi ci racconterai anche di un Twitter di pochi giorni fa. Se li conto sono 10 libri che ho scritto, e l'ultimo è appunto questo volume di poesie, se posso farlo vedere, Stefano, che si chiama Ora Mediterranea, che è appunto un libro di poesie che ho scritto pensando e guardando il mare, che è sempre un'esperienza fantastica, non solo per gli occhi, non solo per lo sguardo, ma soprattutto per l'anima, per il cuore. Ed è probabilmente appunto il libro a cui sono più affezionato. Ho in cantiere diverse idee, mi hanno chiesto di scrivere anche un volume, un libro su questo periodo che stiamo vivendo, ma francamente, ti dico la verità, non mi va perché ognuno la sta vivendo nel modo proprio, e ognuno dovrà ricordarla come vuole. Non possiamo certo noi imporre un ricordo. Mi piacerebbe pensare ad altro, scrivere di altro, scrivere di futuro, scrivere, non più scrivere del passato. Purtroppo questo passato lo ricorderemo per moltissimo tempo, è ancora qui presente per noi, ancora per qualche settimana, forse mese, dovremo convivere con questo virus così violento, e allora è meglio pensare ad altri luoghi, ad altre parole, immaginare altri spazi. Mi Beh, chiedevi questo hai tu di detto. quel Mi chiedevi del tweet, se posso dirlo subito oppure ne vogliamo Però parlare dopo? ve lo diciamo dopo, così aspettiamo che Ok. si suggeriscono ancora di più. Comunque io
ti faccio complimenti per quel tweet, quindi forse come ho scritto adesso farò vedere sotto di noi che per me, anche per te, secondo me il scrivere è utile, ma oltre che è utile, che cos'è? Perché serve scrivere cosa ci migliora, secondo me, e ci rende anche liberi scrivere. Hai perfettamente ragione. Virginia Woolf diceva che la scrittura è terapeutica, perché fondamentalmente ci permette di tirar fuori i nostri sentimenti, sia che siano positivi che siano negativi. Ecco, Stefano, noi lo sappiamo, insomma, non abbiamo sempre un ottimo rapporto con i nostri sentimenti, soprattutto quelli negativi. Tendiamo a nasconderli, tendiamo a rimuoverli, a metterli sotto il tappeto come la polvere. Invece la scrittura, da questo punto di vista, la scrittura, ma più in generale le arti, anche gli artisti, i cantanti, i musicisti più in generale, hanno questa capacità di usare la bellezza, di dialogare, dare del tu alla bellezza. Tu lo fai ad esempio con la scrittura, ma lo fai anche con l'arte, perché appunto sei dotato di una straordinaria sensibilità che, come ti dicevo prima, fuori dalla registrazione, dalla diretta, è una sensibilità che nasce dalla tua intelligenza, dalla tua capacità di saper leggere il mondo, di saperlo guardare con occhi diversi e soprattutto con la tua capacità anche di saper parlare alla bellezza. Tu sei in grado di dare del tuo alla bellezza, tante persone invece non sanno nemmeno riconoscerla, ed è questo che, diciamo, fa di te una persona speciale. Grazie Sergio di queste tue belle parole. Comunque io quello che ti voglio dire, quello che noto da te, ti piace molto la nostra regione. E sicuramente la nostra regione, per noi persone che viviamo, diciamo così, un po' nel mondo dell'arte, diciamo, in modo di pensare, alcuni limiti, ma negli ultimi anni dobbiamo anche riconoscere, grazie pure a Matera 2019, molte cose sono cambiate e sono migliorate, però bisogna, secondo me, continuare. Per esempio, prendiamo Potenza, avete fatto un bel programma, la Potenza che verrà, un po' come l'anno che verrà, quindi riprendendo un po' quel programma, avete intervistato tante persone anche importantissime come anche della RAI, quindi la Basilicata può farcela, e quindi noi persone che la viviamo in certo modo, siamo un po' artisti, possiamo realizzare i nostri sogni, i nostri desideri, tralasciando stare poi... Sì. Dimmi. No, dimmi. Tralasciando stare poi il gap infrastrutturale che comunque un po' ci limita. Prendiamo un fatto della nostra città, non realizzare uno stadio è anche un limite per creare e sviluppare una squadra di calcio. Questa è una semplice cosa, però anche se manca una strada non si possono creare delle zone industriali adeguate, quindi la nostra regione può farcela, ci sono degli esempi buoni e giusti da seguire, da imitare. Ora, tu hai fatto prima riferimento a Matera 2019. Matera 2019 ha dimostrato, io dico tutta la Basilicata, ha dimostrato al mondo intero che la geografia non era più un destino. Cioè non eravamo condannati ad un destino triste di povertà e di arretratezza solo perché meridionali. Matera diventa capitale europea della cultura dopo aver attraversato nei secoli un percorso di crescita straordinario, da appunto città della luogo della vergogna a capitale europea della cultura, quindi come dire, un percorso straordinario, una grande storia che ci insegna molto, che ci indica molto, che ci dà, è un grande insegnamento. Io sono convinto, io solo voglio essere ottimista, Stefano, e voglio pensare che la Basilicata sia ancora quel luogo ideale che abbiamo pensato, che abbiamo vissuto pre e durante il 2019.
sia dal punto di vista artistico, sia dal punto di vista proprio della vita di tutti i giorni, nella cura, nelle politiche, anche nelle politiche sociali. Tu ti intendi, tu sei, diciamo, ti sei da poco laureato su questi argomenti, sai meglio di me quanto, come dire, le politiche sociali siano proprio l'elemento centrale per rendere un luogo ideale. Allora, da questo punto di vista, io penso che la Basilicata può migliorarsi, deve migliorarsi, ci sono tutte le condizioni per farlo. La politica deve essere molto più attenta però ai territori, deve guardare con più attenzione alle realtà dei territori, deve guardare con molto più attenzione agli elementi, in questo caso sì, positivi, che vengono dal territorio. Le tante storie di successo, le tante storie di riscatto, le piccole realtà che però rappresentano delle eccellenze, qui ci sono, ce ne sono tantissime. Noi dobbiamo avere, io e te dobbiamo avere la forza e la capacità di raccontarle, ma dobbiamo contestualmente anche incoraggiare le persone a fare, darsi da fare. Perché quello che manca è esattamente, come dire, il coraggio. Tanti di noi, tu stesso ci dimostri quotidianamente che cosa sia il coraggio. Tanti di noi, tanti nostri amici, tanti nostri coetanei e anche persone più piccole di noi, spesso, come dire, si fanno prendere dalla tristezza, dallo scoraggiamento. Invece no, dobbiamo guardare avanti con fiducia, con ottimismo, perché alcune cose, tante cose sono già successe in questa Basilicata, che non è solamente un luogo bellissimo, perché se io penso al tuo paese, a Calvello, e ho dei ricordi di quando ero bambino, ti dico che ne sono ancora innamorato. Però quello che posso dirti è che la bellezza da sola non basta. Serve una visione di futuro, servono politiche più coraggiose, ma serve anche la capacità di saper guardare in avanti, non pensare alle prossime elezioni, ma pensare alle prossime generazioni. Se la politica sarà in grado di fare questo, allora avremo vinto la nostra sfida. Diversamente avremo perso tutto il lavoro fatto in questi anni. E hai proprio ragione. E quindi poi i veri statisti guardano alle prossime generazione, non le prossime elezioni. Questo bisogna guardare oltre, avere quel coraggio che molto spesso comunque ci manca. È vero, mancano anche le infrastrutture, però noi cittadini possiamo essere anche quella voce a far capire che servono delle infrastrutture, ma se noi non facciamo sentire la nostra voce, è normale che le scelte passano in secondo piano. La nostra regione, ma anche il sud, può passare in un altro piano. Però quello che ti voglio dire, tanti esempi belli, se noi vediamo comunque ufficio stampa Basilicata, che in 5 anni ha ottenuto tanti successi, quindi mandiamo un saluto a Nino Codo, Francesco, Giuseppe, tutti quelli che hanno comunque realizzato questo programma, e anche noi scriviamo degli articoli su ufficio stampa Basilicato, hai realizzato dei video anch'io. Cioè, comunque, mi vuoi parlare di questa tua esperienza che sicuramente nasce prima di tutto da un'amicizia che ti lega con Francesco, però è anche un bel giornale che comunque è cresciuto negli ultimi anni. Ma non perché voglio andare contro gli altri giornali, gli altri blog, però comunque è un quotidiano che comunque tocca vari argomenti. Quindi ci vuoi raccontare la tua esperienza? Hai perfettamente ragione quando parli di ufficio stampa Basilicata in questo modo. E ricollegandomi a quello che dicevamo prima, quello che ha fatto Francesco, Peppe Cutro, Nino, esattamente, come dire, prendere coraggio. Cioè, in un tempo in cui diventa quasi assurdo scommettere su una nuova impresa, soprattutto un nuovo giornale, loro invece lo hanno fatto in maniera innovativa, tutta su, ovviamente, sul digitale, sull'online, e ogni giorno, come dire, provano a vincere una scommessa. La scommessa è quella di fornire un'informazione di qualità, di dare sempre notizie certe, verificate, di non rincorrere i click
con il sensazionalismo, ma di dare, come dire, un'aderenza alle notizie e di stare ai fatti, come si dice. E come dicevo, un maestro del giornalismo, Edoardo Berselli, i fatti sono ostinati. E l'ufficio stampa Basilicata si occupa esattamente di questo. Io voglio dire, sì, non nascondo la mia amicizia con Francesco, però devo dirti che al netto dell'amicizia ho trovato in quella redazione grande professionalità, grandi competenze, un'apertura anche, come dire, a pareri diversi, non sempre io e Francesco la pensiamo allo stesso modo, per fare un esempio, tranne che sul calcio, perché entrambi tifiamo Juve, entrambi tifiamo anche io. Potenza, esattamente, quindi, come dire, fa piacere che tu sia un fratello bianconero, però appunto è una bella realtà, una realtà che rappresenta appunto un fermento. Ed è e non è casuale il fatto che appunto la tua penna, la tua intelligenza poi si siano ritrovate sposate anche in questa direzione e nella storia appunto di Ufficio Stampa Basilicata. Beh, questa è una bellissima cosa, ma io credo che nella vita, quando poi si realizzano dei prodotti, perché vediamolo un po' così, comunque non è che si può andare d'accordo ad avere tutte le stesse idee. Questa è anche la vita, secondo me, ma non per questo non dobbiamo rispettare le altrui. Ad esempio, in questo momento, una grande persona con disabilità che scrive molto a livello nazionale ha comunque scelto che, secondo lui, il ministro della disabilità non dovrebbe esistere, non dovrebbe servire. Però io rispetto quello opinione, ma purtroppo per la disabilità abbiamo bisogno anche di queste figure, lasciando stare il colore, perché poi il colore, vabbè, lo sappiamo, però lasciando stare, comunque servono queste figure. Naturalmente in una società civile non ci dovrebbe essere, perché le comunità dovrebbero essere senza barriere architettoniche, con un'assistenza sicura. In questo momento c'è molto dialogo sui vaccini e non dovevamo arrivare a questa situazione. Forse anche grazie all'intervento del ministro molte cose si sono modificate proprio su questa pandemia, che comunque, che la penso io, e poi arriva la domanda che ti voglio fare: anche le persone con disabilità rischiano di andare in alcune reparti più delicati per essere salvati. Cosa pensi tu della disabilità, comunque in generale, e poi più nel dettaglio nella nostra regione Basilicata, che negli scorsi anni comunque sono state fatte molte cose sulla disabilità, che negli ultimi anni, non è una critica o polemica, comunque ci si è un po' fermati, tralasciando stare la pandemia. Quindi cosa ne pensi della disabilità e come la vedi? Io penso che per comprendere la disabilità bisogna saper ascoltare. Bisogna saper ascoltare chi vive questa esperienza, le persone che appunto vivono l'esperienza in prima persona, e le persone e i familiari, le persone che si prendono cura appunto di un disabile. Perché per comprendere quella realtà bisogna davvero conoscerla appieno. Non la si può raccontare in maniera superficiale, non si può essere indifferenti. Bisogna prendersi cura dei bisogni delle persone che vivono una condizione di disabilità. Per questo, come dire, per tornare al discorso che facevamo prima, anche in questo caso ci vuole il coraggio di saper fare delle scelte anche impopolari, se è il caso. E quindi, quando si immagina una città, spesso le città sono state costruite per le persone che le vivono. Le persone che le vivono sono quelle che ci possono camminare, o quelle che possono guidare, o quelle che hanno l'abilità a poterle vivere a pieno. E oggi siamo costretti, come dire, a richiedere attenzioni per modificare tratti di strada, o cammini, o passeggi, per le persone che appunto non possono farlo e che hanno bisogno, come dire, di modifiche, come dicevamo. Non bisognerebbe, è assurdo che nel 2021 ci si debba oggi ancora interrogare sulla centralità o meno della disabilità. Io penso che dovrebbe essere il tratto di una società civile. Come dicevi giustamente tu,
una società civile o tiene dentro i bisogni della persona e delle persone o non è società civile. Molto semplice. Si può fare opinione su questo, si può fare massa critica, chi fa il nostro mestiere deve farlo, ma la disabilità non incontra solo difficoltà nelle barriere architettoniche, sono innanzitutto delle barriere sociali, sono delle barriere mentali, il rifiuto di come dire della comprensione del problema. Tante persone non vogliono occuparsi del problema semplicemente perché lo rifiutano, ma la disabilità non è un problema, diventa un problema nel momento in cui non ha, come dire, facilità di accesso, facilità di vita. Ma se invece le persone disabili avessero facilità di vita, facilità di accesso alla vita di tutti i giorni, diventerebbero parte integrante e molto attiva della società. Per questo, come dire, è assurdo anche che nella prima impostazione del piano vaccinale non sia stata data urgenza alle persone con disabilità. Oggi il governo Draghi ha cambiato il piano vaccinale, ha dato priorità anche alle persone con disabilità e alle persone che se ne prendono cura, i caregiver, cosiddetti caregiver, e diventa fondamentale oggi, come dire, non abbassare la guardia anche da questo punto di vista, non solo nel prevenire il virus, ma anche sui temi legati alle persone più deboli, più fragili, che hanno bisogno oggi e sempre di attenzione, perché Stefano, noi usciremo dalla fase di emergenza sanitaria, tardi o prima usciremo, e se però diciamo non impareremo la lezione di questa, da quel che possiamo trarre da questa emergenza sanitaria, allora anche tutto questo sacrificio e tutto questo dolore non sarà balzo a nulla. Ci dobbiamo trarre una grande lezione, che è quella della cura, la cura della persona. Noi dobbiamo costruire oggi la società della cura, le città che curano, costruire città che sono in grado di curare le persone, di un'assistenza domiciliare più forte, più integrata, più capace di rispondere ai bisogni della singola persona. E ogni singola persona è un caso a sé, è una storia a sé, che va compresa, va studiata, va capita, ma soprattutto va ascoltata. Beh, questo sì, bisogna veramente, come dire, ascoltare, non solo le persone con disabilità, ma poi bisogna ascoltare davvero tutte le persone, perché poi, come dico io, la disabilità in teoria, tra virgolette, cioè, non esiste, è un concetto utopistico, ognuno ha un'abilità, secondo me, qualcuno, nessuno, tutti abbiamo una disabilità, c'è chi riesce a fare una cosa, c'è chi no, però abbiamo bisogno davvero di tutti, abbiamo bisogno di una squadra, secondo me, anche per realizzare delle cose importanti nella nostra regione bisogna lavorare a un progetto di squadra, un gioco di squadra, non si possono, cioè non si può pensare di fare le cose da soli, che forse si possono realizzare, però non si rende una società, secondo me, migliore. Quello che hai detto anche prima, che ti piace molto camminare, quindi, nei tuoi libri hai fatto anche vedere la bellezza della nostra comunque regione, che è una regione ricca e che in questo momento vive anche una crisi del turismo, visto che stiamo puntando molto sul turismo. Ma proprio per questo arriviamo a una cosa che qualche giorno fa hai fatto un Twitter, che sei una persona che twitta molto, vista anche i Twitter a propaganda live o anche sul col presidente del presidente Mattarella, che è una persona comunque molto attenta anche alla disabilità. Io ho avuto l'onore di conoscerlo una giornata della disabilità, è veramente un presidente importante. Vediamo, ieri ha dato dei riconoscimenti di Alfieri anche delle persone con disabilità. Quindi ci vuoi raccontare un po' la tua passione dei Twitter, che ogni tanto esce di moda che Twitter un po' non viene usato, ma secondo me non è vero, perché anche l'ultimo Festival di Sanremo si è utilizzato molto Twitter.
Quindi ci vuoi raccontare questa cosa? Sì, hai perfettamente ragione. Twitter viene utilizzato moltissimo, soprattutto quando ci sono eventi televisivi. Durante il Festival di Sanremo c'è proprio l'esplosione dell'utilizzo di Twitter, perché tu con 140-160 caratteri fai una battuta, dici una cosa, può essere retweetato, puoi mettere un mi piace e poi puoi mandare anche il tuo tweet in tendenza. A proposito di Twitter, tu facevi riferimento ad un tweet dell'altro giorno, proprio l'altro giorno il cantante Cesare Cremonini, che come tutti sappiamo ama passare le sue estati a Maratea, nella nostra Maratea, ha pubblicato su Instagram una foto in cui diceva, pubblicata appunto, scattata a Maratea, in cui diceva che gli mancava l'estate, che ha voglia di tornare a Maratea. A quel punto io cosa ho fatto? Una cosa molto semplice, ho colto l'occasione e ho pubblicato un tweet in cui ho citato appunto Cesare Cremonini, invitandolo per l'estate prossima a Maratea, nella sua Maratea, nella nostra Maratea, per un'intervista. Dopo qualche ora Cesare Cremonini ha risposto e ha detto ci sto. Quindi fondamentalmente ha dato la sua disponibilità a questa intervista. Questo, come dire, ci dà anche un po' la cifra di come sì, il web può essere un luogo di facili contatti mediativo, ma è anche un luogo dove possono nascere delle belle relazioni e stringere, accorciare, diciamo, le distanze, come ad esempio in questo momento tra noi due. Ora, non so se effettivamente Cesare Cremonini poi si farà intervistare a Maratea, però intanto sappiamo che ha dato la sua disponibilità e magari nelle prossime settimane, con l'arrivo della bella stagione, glielo ricorderemo, gli manderemo un messaggio, glielo ricorderemo. Cesare, ti ricordi che hai dato il tuo ok? Magari ci dice di sì. E quest'estate, Cesare, se Dio vuole, ci vediamo a Maratea in piazzetta e facciamo una bella intervista a Cesare Cremonini, perché hai visto, sei punti in alto e vogliamo di raggiungere questo comunque bellissimo obiettivo. Ma per chi ci sta vedendo, per chi poi ci vedrà, perché lo condivideremo su tutti i social alla fine, qual è il messaggio che vuoi anche tu lanciare, cioè, per chi vuole scrivere, per chi vuole creare qualcosa, di comunque andare avanti, di non mollare mai, ma naturalmente la vita, anche scrivere, ci porta dei sacrifici, perché comunque non è che scrivere ci serve anche del tempo, per scrivere ci serve anche l'ispirazione giusta, perché molte volte sì, vogliamo scrivere, però se non ci viene quell'ispirazione, quel pizzico, non... Naturalmente poi servono anche le competenze, scrivere, naturalmente le esperienze poi ci portano anche a saper scrivere, interpretare meglio. Quindi qual è il tuo messaggio a chi vuole scrivere qualcosa? Il mio messaggio è di innanzitutto di leggere. Di leggere tanto, leggere il più possibile, leggere cose anche diverse. È legato sia ai libri, ma soprattutto anche all'informazione. Da giornalisti dobbiamo sempre ricordare l'importanza, quindi, di confrontare le fonti, di capire quali sono le notizie vere e quali sono le notizie sbagliate. Girano, soprattutto in questo periodo di pandemia, notizie che sono, diciamo, assurde, che però poi diventano realtà se tutti quanti poi le pubblichiamo. Si attestano come notizie vere quando invece non sono. Quindi innanzitutto leggere tantissimo e spendere il proprio tempo appunto nella lettura, nella ricerca di se stessi, anche nelle parole degli altri. E poi se si ha l'ispirazione, perché no? Provare a scrivere, provare a buttare giù qualche cosa. Non dobbiamo sentirci, come dire, stupidi se ci viene voglia di scrivere anche un pensiero che non sia un post su Facebook, ma magari lo buttiamo giù su un foglio Word o abbiamo ancora voglia e pazienza, piacere a scrivere a mano, però ormai, come dire, tutti quanti scrivono al computer. Non dobbiamo sentirci in imbarazzo se ci piacciono le poesie, se magari, come dire, ci piacciono determinati racconti o se abbiamo uno sfogo artistico e vogliamo dargli seguito. Noi dobbiamo viverle le esperienze, vivere i sentimenti. E il messaggio che voglio dare, Stefano, esattamente sui sentimenti, il messaggio che voglio dare a te,
che ci ascolterà è di avere cura dei propri sentimenti, dovunque siano, soprattutto quelli che sono importanti, come la famiglia, gli affetti più cari o l'amore, e l'amore è amore sempre, e l'amore è amore sempre. Bisogna avere sempre cura dei propri sentimenti, ovunque siano. Abbiate cura dei vostri sentimenti, perché senza i sentimenti noi siamo persone, come dire, destinate a sopravvivere e non a vivere. E siccome finché avremo tempo, finché avremo fiato, vivremo, dobbiamo vivere appieno e dobbiamo vivere con amore. Beh, questo è un bellissimo messaggio profondo, ma oltre il tuo hobby, naturalmente, il calcio, ti piace scrivere, camminare. Ti piace la musica? Che genere di musica? Se ti piace anche questi ultimi festival di Sanremo, credo che tu l'hai conosciuto, Amedeus, non lo so, forse. Sì, in base ai capodanni, i rai di potenza, che speriamo che comunque vengano ripresi, perché comunque è un bellissimo appuntamento che porta comunque economia, ma fa conoscere anche la nostra bellissima regione. Molte persone tornano, oppure vogliamo raccontare la scoperta di Peppone Calabrese, un grande successo della nostra comunque regione, che ha una certa età, comunque non giovanissimo, ha iniziato e adesso lo vediamo a condurre sulla RAI, quindi questo ci fa ben sperare, naturalmente. Sono bei esempi, ma poi bisogna sempre studiare, perché questo è importante, perché o ti formi o ti fermi. Io la vedo esattamente, anche io, esattamente. Tu diciamo sei un esempio. La musica sì, mi piace tutta, ovviamente seguo Sanremo perché ho avuto la fortuna di poter lavorare proprio a Sanremo durante il festival e con il festival, e devo dirti che è stata un'esperienza fantastica. Ho conosciuto Amadeus negli anni in cui ha presentato il festival di Sanremo, perché appunto i libri che ho scritto sulla Basilicata riguardano anche il Capodanno Rai condotto da Amadeus. Dell'ultimo Sanremo devo dirti mi piacciono tantissime canzoni. Mi piace sicuramente quella di Con la Pesce di Martino, quella che parla appunto della musica leggera, anzi leggerissima, anche se è un periodo in cui sto ascoltando tantissimo jazz, quindi musica senza parole, solamente musica del ritmo, perché, come dire, mi piace utilizzare questo tappeto musicale per costruirci io delle immagini costruirci io dei racconti, delle narrazioni. È un periodo, sì, è un periodo, ovviamente poi passerà e tornerò ad ascoltare, che ne so, la musica brasiliana, la bossa nova, che tanto mi piace. Però in questo momento sto ascoltando questa musica qua. Quello che sappiamo, Stefano, è che la musica da sempre ci accompagna. È il ritmo della nostra vita, è il ritmo dei nostri sogni. Spesso sogniamo anche con il ritmo delle canzoni. E le canzoni sono la colonna sonora della nostra esistenza. Per questo, vedete, non c'è una canzone che sia la più bella del mondo, ma c'è una canzone che ci ricorda il nostro momento più bello. E ognuno di noi ce l'ha, ognuno di noi la può ricercare, ognuno di noi può trovarne una di nuova. Anche da questo punto di vista, la curiosità è l'arma fondamentale per sconfiggere la noia e l'apatia. E come dici tu, insieme alla curiosità c'è bisogno di formarsi, perché o ti fermi o ti formi. Allora è meglio formarsi. Beh, questo è anche un bellissimo comunque messaggio. Anche, comunque in Basilicata abbiamo molti artisti che speriamo che diventino anche importanti. C'è tanta buona musica, ma quello che mi vuoi, raccontare ancora di te, visto che siamo già a mezz'ora di questa bellissima chiacchierata. Io sono una persona che mi piace molto comunque parlare, scoprire, e anche rilegare a quello che dici tu, i tuoi sentimenti, quindi anche la vita è un vero e proprio
valore. E quindi io penso, come dicevi tu, bisogna anche rispettare la vita. Io quello che ti voglio dire, cioè, qual è il tuo pensiero di questa situazione del Covid? Cioè, ne usciremo secondo te migliori o ne usciremo peggiori? Come dicevamo prima, attenti anche alle fake news, ma purtroppo anche su questa pandemia, sui vaccini, ci sono molte fake news e molta gente purtroppo anche ci crede. Questo davvero fa male, perché comunque noi, io che vedo la ricerca, ho partecipato tante volte alle maratone Telethon e so che significa, ho girato tanti ospedali nella mia regione e fuori, so veramente che significa anche il dolore, però bisogna anche rispettare quel dolore. Quindi, se diciamo tutte queste cose contro il vaccino, ognuno può avere la sua opinione, lo rispettiamo, andiamo anche contro tutte quelle persone, quelle vittime del Covid, e soprattutto chi è rimasto, perché non possiamo dire che il Covid non esiste, c'è, anzi, lo vediamo anche nella nostra regione. Quindi, questo, cosa vuoi dire di questa situazione? Sicuramente usciremo, come siamo anche usciti con la poliomielite circa un secolo fa, grazie ai vaccini siamo usciti. Quindi io credo che ne usciremo, ma secondo te come ne usciremo? O più forti o più deboli? Guarda, dipenderà sempre dall'esperienza personale, perché ci sono tante persone che hanno avuto il Covid, che hanno sofferto per la morte di qualche caro, o hanno sofferto anche l'isolamento, hanno sofferto il male appunto dell'infezione. E tante persone invece che, perché già superficiali di loro, guardano a questa pandemia come se fosse una cosa degli altri. Ecco, io penso che non servirà solamente una particolare sensibilità per capire qual è la più grande lezione che arriva dal Covid. Quello che possiamo però comprendere, quello che possiamo capire, è che questa situazione non può che migliorarci, perché fondamentalmente è una situazione di dolore che può produrre solamente, come dire, un pensiero positivo, una crescita positiva. Auspico che tutti quanti possiamo un giorno pensare e ripensare a questo momento come un forte momento di crescita anche interiore. Purtroppo, come dire, la società nella quale, i tempi in cui viviamo, sono di cinismo, di cattiveria e di parole di odio che vengono scagliate contro le altre persone, contro i diversi, contro anche purtroppo contro i disabili, se vogliamo. Non c'è più rispetto per le persone, non c'è più rispetto per nessuno, non c'è più l'elemento umano. Mi auguro, come dire, che il nuovo tempo possa essere il tempo di un nuovo umanesimo, in cui le persone, l'umanità, le sensibilità possono tornare al centro. La scienza e la medicina ci stanno dando, come dire, grandi speranze, come al solito. Tu che appunto conosci il mondo della ricerca sai benissimo che è solamente la scienza, la ricerca, gli investimenti economici servono alla ricerca e alla scienza che possono cambiare il destino della vita delle persone. Questi vaccini, ce ne sono 4 autorizzati, ne arriveranno tanti altri, sono la luce in fondo al tunnel, ma questo tunnel purtroppo lo dobbiamo ancora finire di attraversare. Ci aspettano settimane particolarmente difficili con questa variante inglese che è ancora più contagiosa. Dobbiamo stare più attenti di prima, mascherina, distanziamento, areare i locali, non creare assembramenti e darsi appuntamento con gli amici, con gli affetti più cari a quando i tempi saranno migliori. E non è molto distante questo tempo. Arriverà e sarà una festa per tutti quanti. Beh, questo è un bel messaggio, quindi invitiamo anche a chi ci segue a rispettare ancora le norme e le regole di questa situazione. Una domanda un po' impegnativa: cosa cambieresti della nostra regione?
Della nostra regione io cambierei questo atteggiamento di tante persone che è così distruttivo. Il pessimismo di tanti di noi, tanti amici, tanti nostri amici nei paesi, nei quartieri o del nostro vicino di casa, che sta, come dire, deprimendo la nostra regione. Ci sono tante questioni urgenti in questa regione, la questione ambientale è sicuramente tra le più importanti, ma la questione ambientale non riguarda solamente, per fare un esempio, non riguarda solamente le compagnie petrolifere, perché poi il rispetto dell'ambiente è anche nei nostri comportamenti. E se non abbiamo cura dei nostri luoghi, alle prossime generazioni e ai nostri vicini, noi dobbiamo ricostruire innanzitutto, Stefano, un terreno, un tessuto di fiducia tra di noi. Noi non ci fidiamo più delle altre persone, non ci fidiamo più dei vicini. Prima i nostri paesi, i nostri borghi erano belli non solo per appunto la loro bellezza architettonica o paesaggistica, ma anche perché erano luoghi di sicurezza, in cui si poteva stare bene, in cui l'uno si prendeva cura dell'altro, c'era il rispetto. Oggi invece non abbiamo più questo. Ecco, questo è uno degli elementi che sta cambiando in negativo la nostra regione. Ripeto, le questioni ambientali sono fondamentali, ma noi dobbiamo ricostruire innanzitutto un tessuto di fiducia tra di noi, quella trama di positività bella, sì, di fiducia che c'era tra di noi, tra le singole persone, tra le famiglie, tra gli amici, tra le comunità. Siamo comunità distanti, siamo come dire, ognuno di noi si guarda nel proprio specchio e non riesce più a guardare, ad aprire la finestra e a guardare cosa avviene, per indifferenza, per paura, perché ognuno è preso dai problemi di tutti i giorni. Certo, non lo metto in dubbio, e sicuramente la pandemia è un problema enorme che ci distoglie dalle altre cose, ma noi dobbiamo avere la forza e la capacità di ricostruire queste nostre comunità. E le nostre comunità si ricostruiscono anche attraverso l'uso delle parole. Le parole giuste, le parole corrette, l'empatia, l'ascolto. Stefano, l'ascolto. L'ascolto diventa fondamentale. E poi sì, servono infrastrutture, servono servizi, serve una medicina territoriale migliore, serve una cura dell'ambiente, servono tantissime cose. Ma innanzitutto dobbiamo cambiare noi, deve cambiare il nostro atteggiamento. Ecco, c'è questo pezzo di Basilicata che io vorrei cambiare, che noi dobbiamo cambiare e che possiamo cambiare. Lo possiamo cambiare con il nostro atteggiamento, migliorando il nostro atteggiamento. Se saremo in grado, e io penso che possiamo essere in grado di cambiare questi atteggiamenti, avremo già fatto un piccolo pezzo di rivoluzione. Beh, questo è un bel messaggio e credo che anche noi un po' stiamo cambiando perché comunque facciamo conoscere la nostra regione, tu con i libri, i nostri articoli, anche con i nostri video. Io quando ho fatto un video, il video di Telethon, ho detto proprio che nella vita bisogna essere attori e protagonisti, sia per noi persone con disabilità, ma tutti. E quindi tutti dobbiamo essere attori, protagonisti e soprattutto i giovani. Sicuramente ci sono tanti giovani belli che scrivono, che fanno, ma io vedo molti giovani, anche come me, più giovani di me, che non è che ci tengono più al paese. È chiaro, il futuro di questi giovani non sarà qui, però è bello essere attaccati alle proprie radici, essere anche un po' orgogliosi di dire: io vengo dalla Basilicata, perché secondo me non c'è niente di male dire: io vengo da Carvello, io vengo da Potenza, io la vedo così. Allora, visto che ormai siamo già da tanti minuti che siamo qui, innanzitutto io ti voglio dire grazie per aver partecipato con me, e io ti voglio abbracciare. Grazie a te, Virtualmente. ti abbraccio anche io. Speriamo di vederci a Carmelo, di scrivere qualcosa Ci insieme, di fare vediamo un video a di Calvello, ci diamo un appuntamento, ci vediamo a Calvello quest'estate, anche perché sarà un bel tempo, sarà più bello stare in mezzo alla strada e magari, come dire, avremo anche fatto il vaccino. Noi ci auguriamo e l'invito è ovviamente a tutti quanti di fare il vaccino e perché no, scrivere qualcosa insieme sarebbe davvero, davvero una bella sfida per me.
Grazie Sergio, e ti ringrazio di aver partecipato a questa live, a questa chiacchiera sul mio canale YouTube. E giusto in conclusione, se vuoi fare un bellissimo appello ai miei fan, oppure a chi ci segue, iscriversi al mio canale YouTube, ma anche tu ti aspetto. Iscrivetevi al canale YouTube di Stefano, perché non solo permette a persone come me di poter parlare, ma racconta sempre grandissime storie. E ricordatevi che le grandi storie non basta solo viverle, bisogna anche saperle raccontare. E noi per fortuna abbiamo Stefano che le sa raccontare. Grazie mille, ti aspetto a Cavello per un caffè reale. Allì. Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie, buona serata, grazie, buon ascolto a tutti. Ci vediamo.